La macelleria di Epifanio della Meloni Carni in via Palestro 65 a Calaseta offre alla sua clientela carni di prima qualità. La macelleria di Epifanio da anni opera nel settore del commercio e trasformazione di carni di qualità, genuine, sicure e certificate, nati in allevamenti selezionati e seguite fino alla tavola dei clienti per garantire il meglio, nel rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie. Macelleria e gastronomia, tutto di produzione. La lunga esperienza consente alla Meloni Carni di essere oggi una solida realtà sull'isola di Sant'Antioco. La settimana scorsa non erano perfette condizioni fisiche, ragazzi, andiamo a in campo
Basci, il prossimo avversario, il secondo giocatore di Alessandro Basci, con l'avversario che va avanti, lo mantiene forse. L'ho piegato in studio ridendo. E che poi stavate ridendo anche voi, perché poi non so se Elisa aveva il microfono aperto, ha detto amica. Luca! La mia grande amica. In attacco c'è Piloni, area di rigore, punta l'avversario, a mezza terra per Friaggio, al limite ancora Friaggio, perde il contatto con il pallone, al limite dell'area di rigore del Sant'Antioco, Pirosu sulla destra verso Lazzaro, ancora spalle alla porta, di fronte a sé l'altro numero 7, vale a dire è esattamente Paschina che è sotto un attimo dall'assistente, lo strano magico per con Alessandro Basci, punta l'avversario, anzi punta due avversari, con la rimessa laterale ancora verso Piloni, scambio con la Basci che tra Sant'Antio e Serra Mano in questa settima giornata della promozione, l'arbitro un po' pignolo ancora va a contare addirittura i passi, in metri di distanza rispetto alla posizione di Giancarlo Corte della barriera, soprattutto con barriera con molto pignolo, ma comunque Giancarlo Corte la punizione. Leghiso, ancora Cristian Serra, mette a terra il pallone verso Pirosu, lancio verso ancora Piraggio, poi è Lazzaro, lunga per Basciu, area di rigore, Alessandro Basciu, il destro intercettato in diagonale. Sì, qualche secondo e inizierà il secondo tempo, controlla questa iniziativa della Serramanna a distanza, comunque siamo a tre quarti in campo del Sant'Antioco, adesso è la Serramanna che riparte con il numero 10 Alberto Usai, ha munito nel primo tempo per proteste, tutto pronto intanto fra qualche istante per la sostituzione, e Alessandro Basci si accascia adesso sul terreno di gioco, non ce la fa, prosegue, c'è Miletto in campo, il posto di Basci con la maglia di gioco, si prova a scuotere subito i suoi uomini, serve una scossa ovviamente per avere la meglio del Serramanna, squadra ottica, comunque la tecnica, gioca un calcio messo in campo molto bene dal tecnico Riccardo Fini, allora la squadra ospite in possesso del pallone lungo l'out di destra, si propone per questa iniziativa. Oci, Usai e Ibba, nel primo tempo ammoniti Usai e Montici per il Serramanna, esattamente numero 10 e numero 6 per il Sant'Antioco, ammonito probabilmente Daniele Chisu, in occasione in cui avevano protestato i granati, il cartellino giallo ci è sembrato proprio indicato i danni del centrale di centrocampo di San Giovanni, con il numero 4 appunto Daniele Chisu, Giancarlo Porto, il possesso del pallone, il passaggio è per ancora Miletto, Michele Miletto, maglia numero 18, corso in mezzo, ancora Lazzaro, poi bravissimo il portiere, attenzione Miletto, corso in mezzo, e intervento da parte del difensore la destra, ancora il nuovo in mezzo, Daniele Chisu, davvero uno specchio forse nella porta, ancora l'ennesima occasione per il Sant'Antioco, Borgu, area di rigore, prova a mettere in mezzo, ma va Sant'Antioco, 7 minuti e 44 secondi nel corso della ripresa, sempre 0-0 tra Sant'Antioco e Serramanna, ne venuti non collegati, nulla di particolare importante insomma da segnalare, e adesso il calcio di punizione, l'arbitro molto pignolo, dobbiamo dire l'arbitro si fa sicuramente rispettare, però un po' pignolo, un po' esagerato, alcune decisioni, far entrare il pallone di qualche centimetro, veramente un atteggiamento un po' indisponente per i ragazzi in campo, però comunque lui al fischietto hanno rispettato
le sue decisioni, ancora verso il numero 9 Mocci, aggancia il pallone, ma Cristian Serra, il capitano, ne viene fuori davvero molto bene come un ragazzino, allontana questa palla e questa minaccia per il Serramanna, ancora il Serramanna in possessione del pallone con Alberto Zai che prova a soffiare il pallone agli avversari e lo ottiene il pallone, attenzione Serramanna, il tiro, la parata del portiere Davide Simbola. Regolare il cross all'interno dei 16 metri, adesso sbaglia l'intervento un giocatore del Serramanna ed approfitta del Sant'Antio, guadagna qualche metro, rimessa laterale in favore della squadra granata con Brianco che adesso lascia il porto del piede, alza la testa e pronto ad effettuare il lancio verso Daniele Ghisi, proiezione offensiva, ancora palla in fallo laterale, l'ultimo tocco in concreto bianco, il Serramanna è attaccato, alza la testa, adesso supera la linea legale del campo. Verso Daniele Ghisu, ancora da Ghisu verso Maroni, Giuliano con i due giocatori di San Giovanni, ancora Piloni, tocco all'indietro verso Daniele Ghisu, le serve il centrale difensivo, il capitano Serra, la tende sulla destra verso Matteo Piroso, a di fronte al suo avversario serve lo sbarcato Ghisu, pallone in avanti per Mileto, fa prolungare il pallone verso Lazzaro, dalla destra, palla messa in mezzo, però del primo palo dagli uomini di Andrea Maroni, sempre in piedi, tredicesimo della ripresa sempre zero, ma che scivola al di sotto della squadra lagunare. Ancora verso Michele Miletti, prolunga verso Giancarlo Porto, anticipando però dalla difesa del Serramanna, palla adesso al centro del centro del campo da Ucchedu verso il pallone, la rimessa è guadagnata per il Sant'Antio, soprattutto adesso verso il Cristian Serra, il capitano da questo verso destro, sempre per Matteo Pinucci, ancora Daniele Ghisu anticipato dalla difensore di Cerro. Ha servito Alberto Usai, ancora non abbiamo il Serramanna con il numero 8 centrale di centrocampo Marco Aluzio, il servizio sulla destra per Alessandro Lippo, il numero 11 anticipato però dai Granata, adesso vediamo Bruno Carlos ricopre il ruolo di centrale di centrocampo poco davanti alla difesa, in una sorta di 4-1-3-2. Vediamo ancora il Sant'Antioco che pressa con Giancarlo Porto, ha provato a soffiare il pallone, ma non vi è riuscito. Sì. Siamo al 30° esatto, punizione per il Granata, battuta tra Granata e probabilmente il di un compagno, sotto spalla Daniele Ghisu. Esatto, Giancarlo Porto parte, intercetta la barriera, non al meglio questa punizione per il Granata, vediamo che riparte il contropiede però del Serramanna, attenzione a Iba, Alessandro Iba dalla destra prova ad attaccare ancora il Serramanna, guadagna la rimessa laterale, la formazione è Granata. Deviazione dei compagni, è servito verso il lato corto dei 16 metri Granata, soffiano il pallone adesso agli avversari, proprio il Granata con Piroso, grande canalla sempre, vediamo Usai, battuta adesso e la presa sicura da partire Davide Singola che serve subito Gianluca Serra, si è arrivato alla sua posizione, è passato da destra a sinistra,
si allunga troppo il pallone, finisce con il perdere la sfera e guadagna la rimessa alla formazione. No, l'ultimo tocco è stato del Serramana, quindi rimessa laterale per il Granata. Nicola Marucci, aspetta immediatamente dei compagni. 40esimo, sempre 0-0, 5 minuti più recupero al termine di questa partita, settima giornata del campionato di promozione. Felice rimessa con le mani adesso per la formazione del Serramana, nel frammezzo intanto Milezzo, quando parlava lo studio, Milezzo dalla destra, dalla sinistra, ha costretto il portiere in una grande parata in corner, Milezzo è scattato sulla sinistra, utilizzando il rimanare dopo la rimessa laterale, come ricorda anche la buona mano il tempo, sempre attento. Per aver visto, e non solo per aver visto, ma anche per aver militato a calcio, intanto il cross dalla destra, la del portiere Fabio Sizia.